Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il 13 maggio appare Maria ai tre pastorelli in cova Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, Maria, Madre dell'amore, amaci intensamente. Ora più che mai abbiamo bisogno del tuo amore. La terra che tu stessa hai conosciuto è piena di angosciosi problemi. Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono stati presi da sfiducia e da disperazione. Dona conforto a coloro a cui tutto va male e suscita in loro la nostalgia di Dio e del suo infinito amore. Ama coloro che non sanno farsi amare e consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro bambini perduti o ribelli o infelici. Aiuta i genitori che non hanno ancora lavoro e sono nella impossibilità di dare alla propria famiglia il necessario per vivere una vita dignitosa e serena. Dona loro coraggio e tenacia per riprendere giorno dopo giorno la propria avventura nell'attesa di tempi migliori. Ama coloro a cui tutto va bene e che, illudendosi di aver raggiunto qua giù lo scopo della loro vita, ti hanno dimenticato. Aiuta coloro a cui Dio ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, affinché non sciupino questi doni in cose inutili, ma li impieghino a rendere felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama coloro che non ci amano più. Ama tutti noi e donaci speranza, pace e serenità. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, vergine gloriosa e benedetta. Splendente di luce, Madre di Dio, proteggi e incoraggia la nostra umanità, assetata di pace e libertà. Dai serenità all'uomo della strada, vero artefice di progresso. Infondi il gusto del servizio disinteressato ai politici, agli intellettuali e agli scienziati. Tu che, ispirata dalla luce divina, hai dato con slancio la tua collaborazione ad Elisabetta, sostieni le madri insieme ai loro sposi ad avere cura dei loro figli con una educazione armoniosa nella sfera sociale, affettiva e spirituale. O Maria, aiuta i giovani, le ragazze e i bambini ad innamorarsi del tuo silenzio, fatto di umile lavoro e di contemplazione. Conforta gli anziani, gli ammalati, le persone sole. Dona a tanti sfiduciati della comunità la volontà di resistere e superare lo sconforto. Fa che tanti giovani e ragazze, nella fedeltà del lavoro quotidiano, compiano l'unico miracolo che tu hai insegnato al tuo figlio,
l'obbedienza al Padre, l'anelito del regno di Dio, l'amore vicendevole. Solo così il mondo crederà al Vangelo della misericordia e alla Chiesa del perdono. O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore, Madre sempre Vergine, pietà di noi peccatori. Sorridente, perché sia ancora più ricco di amore. Fai in modo che il mio sorriso possa esprimere la più pura bontà. Insegnami a dimenticare col sorriso le mie preoccupazioni e le mie pene, per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. Il mio volto sorridente rende i miei contatti col prossimo più cordiali e più caldi di fraternità. Conservami il sorriso nelle ore dolorose, perché anche in quei momenti io possa continuare a donarmi al prossimo. Aiutami a custodire in fondo al cuore quella gioia di amare che si manifesta attraverso il sorriso. Insegnami, o Maria, a servire il Signore con gioia, sorridendo a qualunque costo. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato, animato da tale confidenza. A te ricorro, Madre, Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentita e consapevole del mio peccato. Accoglio, Madre, le mie preghiere, e propizi esaudiscimi. Amen. O Madre pietosa, del Papa Maria nel mese di maggio. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime,
e di aprire i loro cuori alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e giorni assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operano con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Madre Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinati a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza a un'unica e grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.